Presidente del Comitato Scientifico del San Domenico, è una mostra che conclude, grazie all'impegno di Fernando Mazzocca e di Francesco Leone, conclude quello che io chiamo il periplo della modernità, cioè una serie di mostre che nell'ultimo quindicennio, in modo sistemico, con grande accuratezza filologica e originalità critica, il San Domenico di Forlì ha condotto intorno agli episodi e ai protagonisti della modernità artistica in Italia tra 800 e 900. Ricordiamoli questi eventi che stanno alle nostre spalle, perché ricordarli significa, come dire, dare a noi consapevolezza e orgoglio del molto e buon lavoro che è stato fatto, ed è anche uno stimolo per far sempre meglio in futuro. Ricordiamo quindi gli eventi che hanno costellato la vita del San Domenico negli ultimi 15 anni, che hanno avuto per argomento la storia della modernità artistica in Italia. Da Silvestro Lega nel 2007, lo ricorderete. Volevamo dimostrare, e credo che ci siamo riusciti, che la rivoluzione macchiaiola ha un cuore antico, che l'ordine, le proporzioni, la misura, la prospettiva che vediamo nel canto dello stornello, nella visita di Silvestro Lega, c'erano già e funzionavano come archetipi ideali nella pittura fiorentina del 400, nelle predelle di Paolo Uccello e di Filippo Lippi. Poi nel 12 Adolfo Witt, qualcuno si ricorda di Adolfo Witt, questo personaggio tutto sommato prima della nostra mostra, poco esplorato e pochissimo conosciuto, il suo simbolismo espressionista, le sue figure anamorfiche.